In questo video vedrete aerei, kart, io confuso in una città pugliese, luce, buio e tanti giri di prova. Finalmente ci siamo. Come potete vedere alle mie spalle, dopo tantissimi chilometri, siamo finalmente qui, in mezzo alle campagne della Puglia, per girare nuovamente con i kart del KZR. Oggi è venerdì e questo weekend si strutturerà in maniera molto diversa rispetto alle solite gare, perché la gara principale sarà di sabato sera, i turni di venerdì sera e sabato mattina. Ho appena visto la pista, secondo me sarà una grande sfida perché è molto grande e impararla sarà molto difficile. Adesso aspettiamo un attimo prima di entrare per il primo turno e andiamo insieme a scoprire questa pista. Ok, ma facciamo un attimo il punto della situazione. Questo weekend, come detto, sarà la mia prima night race. E questo vorrà dire una cosa sola. Tra gomme, kart e temperature, il grip sarà sotto zero. Potrebbe essere uno scoglio per molti, ma io sono carichissimo. Dopo un anno di gare con i noleggi, in qualsiasi condizioni, io se scivola vado forte. Non so se è il feeling alla guida o una mia predisposizione, ma so che vado forte e sono molto fiducioso. L'unica incognita potrebbe essere la pista. Sconosciuta e difficile, come detto prima. Ci sto però prendendo velocemente la mano, ma la confidenza non basta mai, quindi rientriamo e cerchiamo di alzare ancora di più il limite. Buona così, tempo abbassato di ancora mezzo secondo, molto molto buono. Stiamo un po' domando l'incognita della pista e ho scoperto un grande vantaggio. Saremo in meno in questa tappa e i piloti più forti o non si trovano o non sono mai scesi qui giù per la tappa dell'anno scorso. Questo può incredibilmente giocare a mio vantaggio. Purtroppo in questo pomeriggio i tempi ufficiali non c'erano e sugli spalti si è creata un'atmosfera particolare. Tutti sapevano i propri tempi perché dal box li prendevano, ma nessuno li diceva. Tutti spingevano come dei matti, ma nessuno si sbilanciava. Mezzo decimo mentendo di qua, un secondo perso di là, silenzio stampa. Ora ci prepariamo per gli ultimi due turni attaccati e cerchiamo di spararci il best lap. Un pomeriggio intenso, abbiamo appena finito i turni, fatti 5 oggi e ce ne saranno ancora un po' domani mattina. Sono soddisfatto, all'inizio ero molto impanicato perché la pista è difficile, lunga, tante curve tutte diverse e quindi non sapevo come veramente come interpretarle, non sapevo se sarei riuscito a essere competitivo. Incrociamo le dita perché l'ultimo turno è andato molto bene, molto meglio degli altri. Questo mi vuole fare molto. L'ultimo turno è andato molto bene, abbiamo un cameo qua dietro. Vuoi salutare? Buongiorno a tutti. Come è andata oggi? Bene, dai. Siamo meglio? Pensavamo peggio. No, meglio, dai. Meglio, cioè. Si può fare meglio domani? Sì, dai.
Ok. Sono costante e giro bene. Oh, ora in bocca al lupo per domani. Grazie anche a te. Ciao. Dicevamo, l'ultimo turno è andato veramente bene, ho tirato giù tanto tempo rispetto a quello prima e quindi incrociamo le dita e speriamo che anche domani possa essere così il risultato. Intanto grazie per essere arrivati fin qui, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'aveste ancora fatto, di attivare la campanellina così non vi perderete i prossimi video che saranno della gara di domani e noi ci vediamo al prossimo episodio di Time to Race.